uno dei più grandi sceneggiatori italiani del dopoguerra, immaginò per tutti noi un piccolo grande sogno, una casa per il cinema dove autori, registi e attori potessero incontrarsi e confrontarsi. Quella casa ora esiste, poco lontano da qui, e a quella casa una settimana fa siamo tornati tutti insieme per dire che è nostra e per discutere tra noi cosa fare di fronte a un governo che ci aveva messo con le spalle al muro, tagliando i soldi del Fondo Unico dello Spettacolo ai minimi storici e quelli per le fiction televisive di un terzo, provocando in 2 anni il dimezzamento delle ore lavorative delle truppe, cancellando dopo 12 mesi quelle agevolazioni fiscali che avevano dato un po' di linfa vitale al nostro settore. Un momento in cui noi possiamo veramente cominciare a riflettere. Quindi tutto il comparto dello spettacolo da oggi deve saper gestire questa incredibile vittoria politica che noi qui rappresentiamo oggi e muoversi unitariamente verso altri cappelli rossi. Grazie. E alla Casa del Cinema ci siamo ritrovati, 32 associazioni, tutti insieme. Dopo tanto tempo abbiamo sottoscritto un documento comune. E adesso siamo qui a occupare simbolicamente, pacificamente, il tappeto rosso del Festival del Cinema per comunicare a voi che siete il nostro pubblico le nostre richieste, perché il nostro cinema riguarda anche voi. Noi non pretendiamo elemosine, ma investimenti pubblici e prelievi di scopo certo, soprattutto la parte che utilizza il nostro lavoro, e chiediamo agevolazioni fiscali perché non rappresentano denaro a fondo perduto, ma risorse che tornano triplicate. Il documento comunitario ha dato a questo paese un'identità culturale. Noi non siamo una categoria di parassiti e assistiti, noi siamo una parte decisiva di un'industria, quella dell'audiovisivo, che è strategica per ogni paese moderno e che coinvolge più di 250.000 persone. C'è chi sostiene che la cultura non si mangia. Nasconde la parola. La cultura nutre lo stesso, fame di lavoro, permettendo fame a centinaia di migliaia di persone che la producono di mangiare. E inoltre fornisce a quei cittadini che si fanno pubblico un alimento immateriale e decisivo, fatto di emozioni e sogni, consapevolezza e senso dell'identità. Per manifestare il nostro posto di senso a un piano, a un progetto che vede la proprietà impegnata, non rappresentare un progetto di lancio di uno stabilimento per cinema, ma per fare alberghi, piscine e centri fitness. Un grido che fu fatto da Allende in Cile: vinceremo e vincemmo.